Salve a tutti, sono un gamer e benvenuti su Champions of Titan. Allora, questo è un gioco MMORPG che ha delle forti componenti action e che ci metterà a capo di un gruppo di umani che saranno divisi in guardiani o abandon, che dovranno combattere contro i Broken, una sorta di razza aliena che a quanto pare dà la caccia agli umani. Sono anche pesantemente armati, sono una fusione tra la carne e la macchina e quindi saranno un pericolo costante. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare ovviamente è scegliere la nostra fazione. Sì, perché queste due fazioni, nonostante avranno un nemico in comune, combatteranno tra di loro e saranno quindi la componente PvP del gioco. E se è la componente PvP quella che state cercando, se vi piace raidare le basi, se vi piace far vedere al vostro nemico di che pasta siete fatti, beh, non rimarrete deludi. Con tutte le classi disponibili potrete formare una numerosa squadra con i vostri compagni di battaglia e scatenare l'inferno sui vostri nemici. Da una parte abbiamo i guardiani, che sono per l'appunto i militari che devono seguire gli ordini, la legge e via dicendo, e dall'altra abbiamo gli abandon, gente un attimino un po' fuori di testa che non ne frega niente di nulla e nessuno. Faranno ciò che vogliono senza preoccuparsi delle conseguenze. Allora, nel gioco ci testeremo entrambe le fazioni, ma diamo intanto un'occhiata veloce agli abandon, che sono quelli che mi intrigano un attimino di più. Ci sono 12 classi nel gioco, 6 per ognuna delle due fazioni, che potete vedere direttamente qua sopra. Gli abandon avranno un aspetto un attimino molto più barbaro e tribale, onestamente. Allora, dovete scegliere ovviamente la classe che preferite. Dato che è un gioco un multiplayer online, la cosa adatta sarebbe per l'appunto avere altri membri di squadra. Qui possiamo vedere le abilità della nostra classe e le caratteristiche, se un personaggio è dato più all'attacco, alla difesa o al supporto, quindi per la cura o altro. E se da un punto di vista di attacco è più adatto al combattimento a lungo raggio, a medio raggio o praticamente si dovranno legnare corpo a corpo. E effettivamente, passando da un personaggio a quell'altro, potete vedere come le varie classi appartengano a tipologie differenti. Questo è un attimino più un tank e via dicendo. Questo ad esempio è il nostro medico. Signore, lei mi è un po' vecchiotto, peraltro sono uno più bello di quell'altro. Qui abbiamo invece il tizio patito delle armi e ovviamente avrà tutte abilità che riguardano per l'appunto le armi. Ecco qua il nostro cecchino, beh, in questo caso armato di balestra, che dovrà attaccare dalla distanza, quindi per il corpo a corpo sarà un personaggio non adatto. Ed infine abbiamo un altro personaggio dal corpo a corpo, come potete vedere, armato con poteri soprannaturali. In questo caso lui avrà abilità che possono succhiare la vita dai nemici e via dicendo. Quindi una fusione fra l'attacco e la magia. Allora, andiamo per l'appunto di corpo a corpo con le spade. Scegliamo la signorina, che in realtà è alta 1,10 m, e lei si chiama Skatarru. Sì, perché la signorina Skatarru, crescendo durante gli anni del liceo, ha avuto la brutta abitudine di sgattarrare sulle persone, cosa che le ha procurato una cattiva reputazione. Quindi è andata su Titan perché adesso può sia sgattarrare addosso ai nemici che ucciderli. Cosa vuoi di più dalla vita? Allora, la mappa del gioco è abbastanza larga e si visiteranno ovviamente le altre regioni una volta che si avranno completato le prime missioni e via dicendo. Poi ovviamente ci sarà la parte in PvP. Per adesso abbiamo questo hub che ci permetterà di familiarizzare con i comandi. Allora, i nostri personaggi si comandano con il mouse cliccando sui vari punti. Ci sono ovviamente punti vita, punti della forza e punti della magia. Abbiamo ovviamente 4 tipologie di abilità principali che possiamo ovviamente poi andare a cambiare e a potenziare. E ognuna di esse ovviamente userà una parte della nostra barra MP. Ed infine ci sarà un'abilità speciale segreta che richiederà un tot di tempo prima che si possa ricaricare. Allora, diamo un'occhiata veloce intanto alle prime missioni, che possiamo selezionare parlando ovviamente col personaggio adatto. Cosa molto pratica, come potete vedere sotto il nostro personaggio c'è l'indicatore che ci indica dove dobbiamo andare per proseguire con la quest e altre cose. E tramite questa mappa possiamo decidere dove andare. Possiamo decidere se partire con un gruppo di persone o farla da sole. Adesso per praticità io la faccio in singolo. Ok, ed ecco che ci trasportano sul campo di battaglia. Perfetto. Noi dovremo quindi affrontare i Broken, questi specie di alieni robot. E per farlo avremo a disposizione le nostre armi, come dicevamo, e anche delle abilità. Aspetta un secondo, vediamo di attivarne qualcuna. Wheela! Non male, però come potete vedere consumano un bel po' di punti MP che noi di tanto in tanto dovremo anche ricaricare. Quindi abbiamo questa abilità. Se no, ho questa che mi teletrasporta direttamente al nemico. Questa qua ovviamente è molto potente da un punto di vista di attacchi, ma dato che fa tendenzialmente attacchi corpo a corpo, dovremo stare attenti. Guarda che figata! Perché ovviamente subiremo un attimino più danni. Ha anche una specie di scudo che la protegge dagli attacchi più basici. Sì, questi sono decisamente molto ma molto più grossi. Aspetta, mi teletrasporto da lui. Ehi! Che grande attacco non gli ho fatto. Aspetta, 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 fermo, fermo, muorici male. Andiamo un altro po' di questa abilità che è fantastica. Cerco di inneggiarlo abbastanza. Wow! Questo è straresistente, come potete vedere. Quindi ci vuole un bel po' di attacchi per farlo fuori. Ciccio, hai rotto le scatole. Mo basta veramente però. Ok, questi devono essere dei mini boss da quello che deduco, visto che hanno questa specie di esplosione. E ci dovrebbero anche dare droppare degli oggetti secondari. Allora, aspetta che mi curo anche un attimino. Vi dovete farlo preventivamente perché sennò c'è un cooldown. E come potete vedere, adesso che ho le 5 sfere completamente cariche, posso attivare anche la mia abilità precisa, che farà una marea di danni. Aspetta un secondo, allora. Vediamo casomai di tenerla, buongiorno ragazzuoli, per i boss quelli un attimino più potenti. Ma è una figata assurda sta cavolo di abilità.
Sto personaggio di una potenza incredibile. Oh oh, oh oh, sta arrivando un sacco di gente. Aspetta un secondo, buon salve. Ciccio, hai rotto la ciolla, stai buono. Perché gli tiro anche un po' di cose. Comunque, se avete dubbi su cosa fa un'abilità, basta star sopra e vi dà tutti i dettagli. E il bello è che adesso le possiamo anche in teoria potenziare un attimino. Devo dire che l'uragano mi piace tantissimo. Ci sono anche altre abilità che possiamo selezionare, ma l'uragano io lo voglio decisamente potenziare in modo tale che faccia molti più danni. Oh oh, mi sa che ci stiamo avvicinando, sì. Ok, buongiorno. Ui, questa era la mia abilità speciale, come avete visto, e ha fatto una marea di danni. Si level up come ci sono domani. Buongiorno, scusi, gradisca un po' del mio uragano. Ecco qua. Oh oh, buongiorno signore, questo cos'è? Credo sia una specie di mini boss. Morisci male, aspetta, aspetta, continua a attaccarlo così. Dobbiamo usare anche le altre abilità. Questo signore decisamente c'era con noi, aspetta che uso anche gli altri poteri. Porco cane, devo stare attento a non finire sulla sua area di attacco. Veloce, fallo fuori, ok, 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 vai di nuovo di uragano. Olè, e ci va giù alla velocità della luce. Ok, la prossima area dovrebbe essere quella del boss. Qui c'è un tizio ovviamente che ci vende oggetti. E qua una tizia che ci permette di curarci se fosse necessario, ma... Oddio, siamo messi abbastanza bene. Vedrei cosa mai di massimizzare dopo gli MP. Ok, questo presumo sia il signore che dobbiamo affrontare. Lo vedo un attimino incacchiato con la vita. Salve signore, come va? Tutto bene? Lo prendo come un no. Allora, direi di attaccarlo ancora una volta con l'uragano, perché è l'abilità che più ci potrebbe tornare utile. Oh oh, c'è anche altri a dargli una mano. C'è anche altri a dargli una mano. Aspetta, 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 aspetta. Vammi anche degli altri attacchi. Vammi anche degli altri attacchi. Cerchiamo di usarli praticamente tutti. E anche l'attacco speciale. Oi, l'attacco speciale l'ha sentito tantissimo. Veloce, veloce, buttalo giù. Ok. Abbiamo fatto i macelli. Abbiamo veramente fatto i macelli. E mi ha dato anche una cassa che contiene del loot. Oi la la, potente. Ragazzi, ragazzi, ho finito. Se volete venirmi a soccorrere, molto gentili. Ok, niente male. Vediamo di consegnare ovviamente la quest. E ci darà anche un po' di monetine, punti esperienza e altre cose. Buono, abbiamo anche il level upato. Siamo già al livello 5, ridendo e scherzando. Peraltro, oltre a level upare le abilità, posso anche level upare i poteri passivi di ogni singolo personaggio. In questo caso lei ha uno scudo passivo che possiamo vedere di potenziare un attimino, che mi sembra la tattica migliore. Buono. Ma di sicuro io potenzio ancora quell'abilità uragano, che wow, è una cosa incredibile, fa di quei danni veramente incredibili. Possiamo equipaggiare al nostro personaggio tutto un set di potenziamenti in modo tale che sia un attimino più difeso. E ovviamente ne cambierà anche l'estetica quando troviamo nuovi oggetti, perfetto. Abbiamo scarponi, abbiamo corpetti, anche delle armi decisamente molto più potenti, perfetto, dei guanti. Come potete vedere, l'estetica poi si riflette direttamente sul personaggio. Questo tutino è decisamente molto più potente di quello che abbiamo e ci offrirà decisamente molta più protezione. Perfetto, la signorina Skatarru è pronta per tornare in missione. Allora, vediamo una seconda missione con Skatarru e poi passiamo ai militari. Questa volta dovremo ripulire la zona delle fogne e vedere se troviamo qualche sopravvissuto da salvare. Vabbè, che voi siete di base, non statemi a rompere la cialla, vieni qua. Per adesso ci è andata bene. Buongiorno signore sovrappeso, porti pazienza. A parte che è veramente un personaggio OP. Adesso poi che gli abbiamo messo buoni le nuove armature, voglio dire, adesso praticamente quasi non ci fanno danni. Guarda che figata. Morici male. Aspetta che uso anche le altre abilità. Vediamo se c'è qualche sopravvissuto. Ciao piccolo pampino. Sei un bambino, te ne ho capito se sei un bambino. E così lo dovremo poter salvare. Arrivederci signore, è stato piacere conoscerlo. Arriva un nostro collega e lo porta via. Perfetto, in realtà sta sulle balle a tutti. Ma vabbè, dettagli. Allora, aspetta che ripristino un po' di MP, perché sto veramente utilizzando un bel po' i poteri. Buoni. Ok, aspetta, aspetta. Col tasto shift peraltro è possibile fermare il personaggio in posizione in modo tale che non si muova durante gli attacchi. Buoni, aspetta, aspetta, aspetta. Andiamo ancora di Tasmania. Oh, lo sto adorando alla follia questo potere. Quando level upiamo peraltro ci ributta su completamente la vita e gli MP. Quindi è cosa buona e tanto giusta. Sì, sì, camera. Oi, oi, oi. Buoni, tutti buoni con le armi da fuoco però, Non vale. Aspetta, 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 aspetta. Oh, 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 altro level upone. Oh, senti, allora non mi fermo più. E smaciulliamo letteralmente tutti. Buongiorno, signore, scusi, non la volevo evitare. Oh, oh, cos'è sta specie di cavalletto orribile? Buono, buono, buono. Aspetta che gli faccio anche gli altri attacchi. Stai buono, maledetto. Porco cane, mi stanno facendo un attimino un po' più di danni. E niente, devo andare di Tasmania. Uè, il signore si è ritrovato in vita. Cos'è sta storia? Scusi, mi ci rimuore cortesemente. Oh, buongiorno, come va? Tutto bene? Ah, si è pappato il signore. Potrebbe essere un bel problemone. Devo ricordarmi anche che ho l'attacco speciale. Posso anche saltare, vi dico che posso saltare. Buono, ok, aspetta, aspetta, aspetta. Allora, vediamo di usargli tutte le abilità. Sappiamo che a un certo punto lui avrà i suoi minion che gli daranno una mano, ma se non gli do tempo di contrattaccare... Guarda, 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 se lo attacchiamo magari da dietro riusciamo anche a fargli più danni. Oh, sto per finire gli MP, sto per finire gli MP. No, no, sto per fare un attacco d'aria. Morici, quasi fatto fuori, quasi fatto fuori. Oh, oh, aspetta che mi cucco anche una pozioncina. Usiamo il resto delle abilità e il signore ci muore male. Yeah, alla grande. Ed esplosione faiga per dimostrare che ho fatto grandi cose.
Ottimo, aereo non mi atterrare proprio sul... mi è atterrato sul cadavere del signore, ma vabbè, dettagli. Buono, e anche questa missione è completata, perfetto, e ci manderanno nella nuova zona che voglio visitare per l'appunto con il nostro militare, perché non so, signorina Skatarru, oh ragazzi, è una cosa incredibile, possiamo potenziarla a livelli incredibili tutte le varie abilità e in modo tale che così sarà ancora più mortale. Buono, dai, direi che è il caso di passare al signor Ascanio. Allora, il signor Ascanio fa parte ovviamente dei guardiani, che come abbiamo detto sono le squadre militari del gruppo, ed è praticamente lui che è il combattente di base, un Titan Troop per l'appunto armato fino ai denti. Potete vedere, quindi è una unità dedita all'attacco da media distanza, quindi bisogna stare attento che i nemici non si avvicinino troppo a lui o me lo smacciulleranno un po' tanto. Il Wild Commando è un'unità a metà fra il corpo a corpo perché ha delle lame frontali, e un'unità armata perché ha delle mitragliette leggere, quindi sarà comunque dalla media distanza e tendenzialmente per l'attacco. Infine abbiamo il nostro medico, complimentoni, mi curi tantissimo, che dovremmo ovviamente far evitare che vada troppo vicino al nemico. E ha anche un pet, un compagno, sì, perché alcune unità possono avere anche degli animali che li accompagnino in battaglia. Ovviamente questo signore con lo scudo è il nostro tank, come potete vedere è stra super ipercorazzato, quindi ovviamente essendo un tank sarà per il corpo a corpo e via dicendo. Ecco qua, passiamo invece alla nostra signorina, che è la cecchina. Ha un fucile abbastanza inusuale per essere un cecchino, ma quindi ovviamente è d'attacco dalla distanza. E anche lei, essendo donna, c'ha gli animali. Le donne c'hanno quel vantaggiolino indifferente, e la curiosa caratteristica che non c'hanno mai l'armatura che gli protegge tutto il corpo, chissà come mai. Ed infine abbiamo l'unità per il corpo a corpo. Questa signorina, alta 1,10 m anch'essa, c'ha di quei pugni che è una roba incredibile, come potete vedere, ipercorazzati. Non fatevi far massaggi, parlo per esperienza. Ma passiamo effettivamente al nostro signor Ascanio, che un tempo era un metalmeccanico che nel fine settimana si divertiva a rapinare le vecchiette, ma dopo che la polizia lo ha scoperto si è dovuto rifugiare su Titan, e adesso non solo rapina le vecchiette ma uccide anche gli alieni. Buono, allora, una volta completate le quest precedenti sono stato trasportato per l'appunto in questa nuova zona, quindi ci saranno per l'appunto nuove missioni che ci attendono, e in effetti siamo in una nuova parte della mappa, pian pianino ci stiamo raggiungendo le altre zone. Qui abbiamo anche una macchinetta che ci permette non solo di acquistare i cosi per l'HP e per l'MP, ma per l'appunto di vendere gli oggetti che non ci servono, tipo questi qua che sono oggetti abbastanza scrausi, li possiamo tranquillamente vendere e ci daranno un pochettino di monetine. Allora, signora Scania, rispetto alla signorina Skatarru, per l'appunto sarà armato fino ai denti. Allora, vediamo innanzitutto di dargli un equipaggiamento migliore in modo tale da renderlo molto più resistente sul campo di battaglia. Ci sono letteralmente guanti, ci sono scarponi, c'è letteralmente di tutto, la corazzina, ecco qua, il pantaloncino alla moda. Signora Scania ha anche abilità differenti, può lanciare un piccolo colpo shock con il bazooka che quindi stenderà un attimino il nemico. Questo attacco praticamente farà una sorta di fuoco di soppressione davanti a lui, così si butterà letteralmente sul nemico, oppure avrà una bomba a mano. E questo praticamente è un attacco di artiglieria sull'aria davanti a lui, una cosa incredibile, ve lo faccio vedere direttamente in azione. Vediamo di completarci quindi una nuova quest, e mano a mano che andiamo avanti, peraltro, devo dire che la difficoltà sta aumentando considerevolmente. Peraltro, oltre a saltare, il signor Ascanio può anche rotolare per schivare, abilità che ancora non ho utilizzato più di tanto. Quindi se andiamo al portale dovremmo poter raggiungere la zona della missione, che vedete è abbastanza grande in effetti. Va da sé che, giocato in gruppo con i membri che ricoprono il ruolo di tank e di curatore, il gioco è considerevolmente più semplice. Il signor Ascanio purtroppo deve far tutto da solo. Col signor Ascanio, peraltro, se premo shift posso sparare dalla posizione attuale senza muovermi e colpire i nemici dalla distanza. Allora, vedo che abbiamo delle unità più forti davanti. Porco cane, sono molto più forti. Posso anche cercare di fargli fuoco di soppressione o lanciargli un colpo con il bazucone. Il signore è tipo sparito per una frazione di secondo. Ok, ha degli attacchi che sono un attimino più deboli di quelli della tizia di prima, ma devo dire che comunque si difende molto bene. Ui là, e intanto mi level up il signor Ascanio. Bravo signor Ascanio, vede che di rubare le vecchiette si level up molto facilmente. Fammi anche degli altri attacchi. Ok, se li spariamo da dietro quando passo da una parte a quell'altra gli facciamo anche molti più danni, come abbiamo visto anche con la tizia. Un portale che sta alle porte di nemici. Dobbiamo stare attenti, veloce. Falli fuori. Mi domando se dobbiamo buttarlo giù. Probabilmente dovremmo cercare di buttarlo giù, veloce. Andiamo anche di bazzucone. Porco cane, sta arrivando i nemici, ci sono domani. Ok, vedi che adesso non vieni più a rompermi le scatole. Ok, grazie fuoco d'artiglieria. Come potete vedere ha fatto un bel po' di danni dalla distanza. Il problema è che ci vogliono parecchi secondi prima che si ricarichi. Per il resto basta avere un po' di pazienza e si affronta il resto dei nemici normali. In squadra potremmo fare... ah, i peggiocchiuli. Buongiorno, scusi, mi ha spaventato, Gradisca un po' di danni. I combattimenti con lui sono molto più movimentati, visto che tendenzialmente sta affrontando... aia! Molte più unità che attaccano dalla distanza. Mo basta veramente, però, tizio, hai rotto le scatole. Aia, anche lui c'ha il mio stesso attacco, ma basta. Era praticamente un mini boss. Fatto, fuori alla grande. Che succede? Ah, porco cane, mi avete quasi pigliato, maledetti. Mi sono spaventato tantissimo. Buttaglielo giù, buttaglielo giù.
Ok, se glielo distruggiamo prima che i nemici comincino a spawnare, avete visto che... evita che spawnino! In compenso col signor Schiano si consumano molti meno punti MP. Buongiorno, signore! Neanche tempo di dire buongiorno che era già morto. Oh, sto levelapando peraltro davvero come non ci sono domani. Ui, ui, no da dietro! No da dietro! Oh, 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 aspetta, aspetta un secondo. Vediamo di schivare e di attaccarli dalla distanza. Buoni, state buoni, vi tiro tutto! Vi tiro tutto, c'è anche il bomba a mano. Porco cane, i bazzucconi e tutti gli altri schifi. Manca l'ultimo signore lì. Signore, com'è che lei mi è più resistente degli altri? A posto. Buongiorno, quanta gente c'è. Portate pazienza, portate pazienza. Abbiamo fuoco come non ci fosse un domani per tutti. Buoni, 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 basta, basta. Basta. Oh, madonna, arriva altra gente. Aspetta, aspetta, aspetta. Allora, vediamo di buttare giù il portale e intanto far fuori anche gli altri. Bazzuca tutto il portale. Cane, che casino. Ok, ok, ci dovrebbero andare giù comunque senza eccessivi problemi. State buoni. Ragazzi, ho proiettili per tutti a quanto pare. Apposta e mi cucco anche un po' di cura. E mo basta, veramente però. Le abilità più fighe, peraltro, si sbloccano ovviamente ai livelli più alti. Dopo vi faccio vedere un piccolo filmato in cui c'erano alcune delle abilità figherrime di sto gioco. Buoni, state buoni. E dopo il livello 45 mi pare di aver capito che vengono fuori quelle più interessanti. E altre le sbloccheremo mano a mano che le levelapperemo anche sui livelli più semplici. Vedete che sta arrivando una nuova cosa. Buono, buono, buono. Butta giù quel cavolo di portale. Butta giù quel cavolo di portale con tutto quello che abbiamo. Ok, e madonna. Adesso arrivano tutti. Oi, oi, tizio. E mo basta veramente però, Oh, 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 dicevo che avevo un brutto presentimento. Buoni, state buoni. C'ho proiettili per tutti. Oh, oh, aspetta, sono dentro coso. Mi ha stecchito, mi ha atterrato sopra. Aiuto. Scusate, qualcuno mi dà una mano. Oh, fottesega, mi sono aperto la strada da solo. Ma quindi devo anche consumare un po' di cura. Ma porca di quella iperporca. A posto, morti tutti. Specchi, intanto ho accumulato 8 punti per le skill. E di sicuro l'attacco, questo qua che fa il fuoco di soppressione, lo potenzio di un paio di volte, che è qualcosa di fantastico. E un upgradino anche il nostro fuoco d'artiglieria, che avete visto è quello che fa decisamente molti più danni. Quanto lo posso upgradare? Oh, tantissimo. E giusto in tempo, perché mi sa che qua davanti c'è un po' di gente che vuole attaccarci. Guardate il mio nuovo fuoco d'artiglieria. Ma erano veramente contenti di che io li avessi fatto vedere. Oi, oi, oi. E mo basta, veramente. Però, oh, beh, tizio, tizio, aspetta, aspetta, c'è un agente troppo potente. Ascanio, Ascanio, schiva mille genti. È un'unità iperpotente. Ascanio, Ascanio, curati un attimino, perché qua se no ci fa il chiurlo. Ok, mamma mia, è potentissimo. Sembra uno di quei boss che ho affrontato con Scatarru. Non pensavo spawnassero anche così liberamente. Allora, visto che stiamo probabilmente per affrontare il boss, vediamo la nuova attrezzatura che abbiamo sbloccato. Guarda il suo fucile d'assalto, fa il doppio dei danni di quello che ho adesso. E ho anche alcune cose che migliorano la mia difesa. Ok, Ascanio, adesso sei ancora più serio di prima. Ecco perché questa missione era così lunga e difficile. Avrei dovuto abilitare subito fin dall'inizio gli oggetti che avevamo sbloccato. Oh, buongiorno. Salve, ne possiamo parlare da persone adulte? No, Cos'è sto tizio? Oddio. Oddio, questo ti tira la 220. È un dipendente dell'Enel. Ok, io ci provo ma non garantisco, Non garantisco proprio per niente. Buongiorno. Oddio, oddio, questo ci fa un bel po' di chiurli. Aspetta, aspetta, cerchiamo di pilarlo col bazooka. Madonna, tira di quelle ceppe incredibili. So che dovrei anche schivarlo un attimino, cercare di attaccare dalla distanza. Buono. Morici, 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 morici malissimo. Ok, non gli manca tantissimo, non gli manca tantissimo. Usa il resto dei poteri. Ehi là! Cosa sta succedendo? Non ci capisco più niente. Curati Ascanio, curati Ascanio. Scarichiamogli tutto quello che abbiamo. Tutto il nostro arsenale. Ok, manca pochissimo, manca pochissimo. Fallo fuori, fallo fuori. Ok, ok, ok. Signore, la sua missione era molto più difficile del previsto. Grazie, mi dia le mie ricompense. Oh, perfetto. No, 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 non voglio più sentir parlare di lei. Allora, questa è una scatola che potrebbe spawnarmi un qualunque tipo di arma. Oh, che mi ha dato un'arma più sfigata di quella che avevo io. Ma porca di quella porca. E come vedete dalle immagini sotto, mano a mano che andate avanti potete sbloccare nuovi poteri per i vostri personaggi, che diventeranno delle bestie incredibili, inarrestabili, una forza della natura con cui affrontare il nemico, sia in modalità PvE, che è quella che abbiamo fatto oggi, che in modalità PvP, che non avete visto ma potete vedere tranquillamente. Se vi piace raidare le basi nemiche e via dicendo, questo praticamente vi potrebbe tornare molto utile. E vi ricordo ancora una volta che il gioco è gratuito, quindi cosa volete di più dalla vita? Vi lascio il link in descrizione per giocarci anche voi tranquillamente. Buono, allora, per questo video è tutto, spero che vi siate divertiti a guardarlo e noi ci vedremo in un altro gioco. Ciao ciao!